Quando una stella esplode in una supernova, emette raggi X che viaggiano attraverso la galassia raccontando la sua storia. I raggi X indicano al dentista quale dente curare e al chirurgo quali ossa riparare. Nel 1895 Wilhelm Röntgen scoprì che inviare un flusso di raggi X attraverso braccia e mani creava immagini inquietanti ma dettagliate delle ossa all'interno del corpo umano. I raggi X sono raggi luminosi ad alta energia, con lunghezze d'onda comprese tra 3 e 0,03 nanometri, così corti che alcuni raggi X non sono più grandi di molti singoli atomi. Nei laboratori gli scienziati mandano raggi X su sostanze sconosciute per capire quali elementi contengono e per decodificare la loro struttura atomica. È così che gli scienziati hanno svelato molecole complesse come la penicillina e il DNA. Gli scienziati possono rilevare i raggi X emessi da oggetti estremamente caldi ed energetici nell'universo. I rover robotici della NASA hanno registrato raggi X per identificare le firme spettrali di elementi nelle rocce marziane, come zinco e nickel. I raggi X possono anche rivelare la temperatura di un oggetto, poiché la temperatura determina la lunghezza d'onda della sua radiazione. Più caldo è l'oggetto, più corta è la lunghezza d'onda emessa. I raggi X provengono da oggetti che ribollono a milioni di gradi, come pulsar, buchi neri, supernove o il plasma nella corona solare. Il Sole ha una temperatura superficiale di circa 6.000 gradi Celsius e irradia la maggior parte della sua energia a lunghezze d'onda visibili. Ma è più facile studiare i grandi flussi di energia nel plasma della corona osservando i raggi X, come questa immagine del satellite Hinode della missione congiunta Giappone-NASA. Il satellite SOHO della NASA ha prodotto queste immagini a raggi X del Sole che consentono agli scienziati di vedere e registrare questi flussi di energia all'interno della corona solare. L'osservatorio a raggi X Chandra della NASA rileva i raggi X creati da oggetti sparsi nello spazio, come questa esplosione di supernova avvenuta a 10.000 anni luce dalla Terra. I colori nella nube di gas e polvere corrispondono a diversi livelli di energia dei raggi X creati dall'esplosione. I raggi X a diverse lunghezze d'onda forniscono informazioni sulla composizione, la temperatura, la densità e il campo magnetico di un oggetto. Gli occhi umani non sono in grado di vedere i raggi X, ma dai corpi celesti ai singoli elementi atomici, i raggi X forniscono una grande ricchezza di informazioni.